Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia, mi sa che ho la videocamera un po' sporca. Ok, mi vedete non in postazione e con le treccine, perché in realtà siamo in quel di Tenerife da 3 giorni. Abbiamo fatto 5 giorni qui a Tenerife perché tra l'altro io non c'ero mai stata, era l'ultima isola canaria che mi mancava da visitare e devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Oggi ho deciso di portarvi con me perché facciamo la giornata quella un po' più a girare, insomma, un po' più a vedere delle cose. Abbiamo fatto una giornata totalmente relax in spiaggia ieri. Infatti ho un braccio completamente bruciato perché tra l'altro qua fa abbastanza caldo. Ieri c'erano 27 gradi in spiaggia a gennaio, io la persona più felice del mondo praticamente. Oggi andiamo a vedere il Teide, quindi saliamo a 3300 metri, farà un pochettino freddino, infatti mi sto portando tutte le cose per coprirmi. Vediamo un'altra cittadina che è Masca, che è lì in zona, e poi volevo vedere se riesco anche Punta Teno, che è un faro un po' particolare. Il primo giorno che siamo stati qua abbiamo visto tutta la zona a nord della capitale, Santa Cruz e le spiagge del nord. Se volete vedere qualcosina, vi lascio le storie in evidenza su Instagram. Poi magari alla fine di questo video vi pubblico qualche spezzone di qualche storia. Ma veramente molto 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 bello, sono rimasta stupita da questa isola. Adesso vado a finire di prepararmi perché ancora ho le ciabatte, metterò le scarpe, le sneaker per essere più comoda. E adesso abbiamo un'oretta di viaggio e poi arriviamo al Teide. Praticamente per il noleggio avevamo chiesto una macchina piccolina e ci hanno dato questa Toyota gigante. Però è nuova. Quanti chilometri aveva su? Adesso è 1800, 1500. Era nuovissima praticamente quando l'abbiamo presa. Però è gigante, cioè noi volevamo tipo una macchina piccolina, così anche per parcheggiarla era più facile. Invece ogni volta che andiamo in giro dobbiamo cercare parcheggio per 3 giorni. Ma mentre ascoltiamo il nuovo disco dei Club Dogo, volevo farvi vedere che siamo arrivati a un paesaggio molto simile a quello che c'è nelle montagne da noi in realtà. Allora, siamo entrati nel Parco Nazionale del Teide, adesso è uscito anche il sole. Magari vi metto delle riprese con sotto una base, se no poi mi prende tutto il copyright della musica in macchina. Ok, direi che siamo arrivati, cioè siamo arrivati, dobbiamo prendere la funivia, siamo qua sopra e come potete vedere dal mio abbigliamento fa un freddo cane, ci sono tipo 6 gradi. Volete farvi due risate con noi? La funivia del Teide era chiusa per vento e quindi niente, adesso magari ci fermiamo in qualche punto fotografico qua nel Parco Nazionale. Vabbè, alla fine, cioè, siamo venuti fino su, mancava un pezzettino per arrivare ai 3300 metri di funivia, però c'è troppo vento, quindi non si può salire. Domani sera ritorniamo a casa e quindi è andata così. Ok, adesso rifacciamo la strada all'indietro per tornare e sulla strada ci sono tutti questi spazi qui che sono indicati da dei cartelli che adesso qua non vedo, comunque con una macchina fotografica in cui ci sono tutti gli spot per fare le foto nei punti più belli e dove ci si può appunto fermare con la macchina, perché sennò la strada ai lati ha tutta tipo, cioè E sono noi tutti che stiamo sassi, facendo? ci sono tutti sassi e praticamente questa recinzione, quindi non ci si riesce a fermare con la macchina. Tra l'altro abbiamo fatto una foto fighissima che non so se sarà già pubblicata sul mio Instagram quando uscirà questo vlog, che adesso vi faccio vedere. Aspettare che finiscano di passare le macchine. Non fa caldissimo anche qua, io ho messo i pantaloncini per fare la foto ma non fa caldissimo, ovvero in mezzo alla strada, vediamo se non arriva nessuno. Ok, qua in questo spot bellissimo con la strada così dietro. Sto facendo un sacco di foto fighe così perché mi piacciono veramente moltissimo. Ecco, questa è la prima parte che abbiamo incontrato venendo in qui, quindi dovrebbe essere l'ultima, che è quella più scura, più
più nero, a differenza di dove eravamo prima di là, che era un pochettino più marroncino, qua è proprio nero nero nero. Ecco, non so se lo vedete, ma se vi zoom, quello lì dove c'è tipo intorno tutto nero è il cratere del vulcano. Come possiamo evincere dalla piccola leggenda che troviamo qua sotto? Questo è un isolotto che si vede sulla costa, che però non abbiamo ancora capito qual è, perché ce ne sono tanti piccolini, anche là dietro ce n'è un altro, non so se vedete. Quindi non abbiamo capito questo di preciso qual è. Comunque c'è una vista bellissima con sopra tutte le nuvolette. Abbiamo lasciato la macchina laggiù e ci siamo arrampicati. Bello. Adesso direi che andiamo a vasca. Stiamo facendo una fantastica stradina tutta tornanti, tutta curve, piccola piccola. Chissà se arriveremo sani e salvi. Se mai vedrete questa clip vuol dire che siamo arrivati sani e salvi a Masca. Purtroppo dai video non si evince mai la pendenza, ma praticamente dobbiamo andare giù. Oddio. Dobbiamo andare giù di qui e... No, non bella questa curva. No, però scusate, cioè i paesaggi di questa strada... Cioè, è complicatissima da fare, però... che carina questa stradina qua sotto, guardate. Bella. Prenderà tutto il copyright della musica. Ok, siamo tornati al caldo, cioè adesso con la felpa ho leggermente caldo, prima avevo giubbotto, sciarpa, cose, e abbiamo parcheggiato in divieto di sosta sperando che non ci rimuovano la macchina, perché dobbiamo arrivare al paesino qua sopra, qua, fare giusto due foto e poi ritorniamo a recuperare la macchina, ma è tutto incasinato così. Ed eccovi qua il punto panoramico dove dovevamo arrivare per fare la foto, quella classica che si fa sempre quando si viene qua, a quanto ho letto sui vari siti, blog, eccetera. Cartello, nostra macchina. Beh, non ce l'hanno rimossa, direi. Un successo. Barettino giusto per andare in bagno. Abbiamo preso un tè e ha una confezione stra particolare, tipo nella scatoletta, la vista. Anche se in realtà davanti, no, proprio davanti di figa era piena, ma ci siamo messi qua dentro. Hai visto che carina la confezione del tè? Carino. Pullman direzione Punta de Teno, che è praticamente un, dovrebbe essere un posto sul mare con un faro. Tutto su sbattimento per vedere un faro. Va bene. Eccolo lì che ha sbucato il faro da lì dietro. Adesso dobbiamo capire come arrivarci. Io sclero quando devo fare le foto e c'è un botto di gente. Siamo venuti qua sotto al faro, perché da sotto non si riescono a fare le foto sopra, ma si vede anche da qua che ci sono delle persone che sono arrampicate qua, che fastidio. Siamo in sulla strada del ritorno. Non si sa se arriviamo a casa vivi, perché non abbiamo fatto la strada dell'andata avendo visto tipo dei posti in montagna che ho fatto vedere Masca così, e quindi il navigatore ci sta facendo fare una strada bruttissima, mamma mia, c'è tipo un livello di pendenza che non ve lo dico, siamo tipo così. Però devo dire che La macchina tiene per ora. Il problema è che tipo una certa... Adesso la strada è tornata due corsie, ma prima ce la siamo vista brutta perché era tipo una corsia senza guardrail e tipo così più o meno la pendenza. Adesso siamo in cima alla montagna. Cioè, oddio, possiamo ancora arrivare qui, manca ancora un pezzettino. Non è detto che non saremi là, eh. Poi dovremmo iniziare a scendere in teoria, perché dai, stiamo salendo. Questa è la discesa per forza, dai. Sì, anche prima hai detto prima... se saliamo così arriviamo sulla luna, cioè prima ho visto una curva, ho detto da qua inizia a scendere sicuramente. In base a cosa, mo, cioè, ma... e dal video non rende. Beh, adesso inizia a scendere, guarda, voilà. Eccola qua. No, è solo un attimo, perché poi di là si risale. Come scendiamo dopo, questo quando arriviamo
praticamente esci da impicchiato. Cioè, proprio che la gravità si perde e noi scendiamo così, senza neanche stare attaccati alla, alla macchina. Poi 45 minuti possiamo anche scendere un pochettino più dolcemente. No. Fidati, fidati. Stiamo ancora salendo, sì, comunque. Arrivati, adesso passiamo al supermercato, perché non può passare un giorno senza che andiamo al supermercato sotto casa a prendere due robine per fare aperitivo nel frattempo che aspettiamo l'ora di cena. Siamo tornati con questa fantastica ripresa, con questa luce bellissima di Padovani che se ne va verso la finestra. Vi faccio vedere al volissimo la nostra casetta, perché in realtà siamo qua, come vi dicevo, ormai sono 5 giorni, quindi è tutto in giro, casino. Questa è la camera che è piccolina e qua dentro sembra una cabina armadio, ma in realtà finisce qui perché c'è soltanto la cassettiera. Qui c'è un pezzettino di armadio, poi... Madonna, hai paura... Andando verso di qua abbiamo il bagno, anche questo tutto disagiato. Qui io, ma forse un po' mi sono abbronzata oggi, vabbè. Poi qua sala e cucina, insomma, tutto insieme. Mamma mia, che disagio che c'è. Comunque la parte secondo me più bella di questa casa è la vista, perché adesso io ve lo faccio vedere così, ma se non usciamo prima del tramonto non manca molto, perché vedete che i colori sono già rossi. Fa un tramonto bellissimo e la vista dal balcone è veramente veramente super. C'è un gatto che sembra che parli. Adesso non lo fa più, miagola, ma da qua si vede solo che apre la bocca e sembra che stia parlando. Ehi, ehi, ehi gatto. Ovviamente adesso non lo fa più. Oddio. Ok, ero in doccia, quindi non sono riuscita. No, in realtà non, il sole non è sceso bene perché era tutto nuvoloso. Però questo è il tramonto alle 7. Adesso sono le 7, sì. In Italia in realtà è un'ora avanti, quindi qua tramonta un'ora più tardi. Un'ora, sì, più tardi. Bello. Il massimo dell'outfit per cui mi impegnerò questa sera è esattamente questo. Quindi ora andiamo a cena. Passeggiatina in notturna sul lungomare di San... San cosa? Di Los Cristianos. Perché sto dicendo San Cristobal della Laguna? Non si sa, vabbè, di Los Cristianos. Non so se mi sentite perché c'è il rumore delle onde, fortissimo. Arriviamo al ristorante a cena, stasera pizza. Mi dici come facciamo a scegliere sempre i posti che sono... E ne abbiamo già fatte di scale perché arriviamo dal lungomare. Siamo venuti in un ristorante tipico di Tenerife, questo. No, in realtà dobbiamo cercare i posti che facciano senza glutine, quindi dove posso mangiare io. Avevo trovato questo locale qua che però è pieno e quindi adesso aspetteremo qua finché si libererà un posto. Ma buongiorno, ieri non vi ho più ripreso niente, ma abbiamo mangiato una pizza che vi metto qua, senza glutine, molto buona. Oggi adesso sistemiamo un pochettino le cose che abbiamo qua a casa, poi in realtà volevamo scendere in piscina qua dell'hotel, ma c'è un vento assurdo, non so se si calmerà. E poi abbiamo l'aereo alle 5, dobbiamo lasciare la macchina alle 2, quindi boh, vediamo cosa fare. Adesso vi faccio vedere il vento che c'è fuori. Cioè, questa è la situazione, non so se si sente il rumore, ma c'è veramente tanto 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 vento e non c'è neanche il sole ancora. Non ho fatto in tempo a riprendere che siamo scesi giù in piscina esattamente 10 minuti e è iniziato a piovere a Tenerife. Sì, quando vado io nei posti succede anche questo. Comunque adesso abbiamo quasi finito di preparare tutto, prendiamo le cose, visto che sono le 11:30, a mezzogiorno dobbiamo lasciare la casa e andiamo in aeroporto, anche se in realtà mancherebbe un'oretta prima che dobbiamo lasciare la macchina, quindi non lo so, adesso vediamo cosa fare. Ha smesso di piovere, cioè in realtà ha piovuto tipo 3 minuti. Ultima passeggiatina sul lungomare di Los Cristianos e poi andiamo in aeroporto. Molto carina, qua è molto tranquilla la zona comunque. Ci sono un sacco di signori tipo anziani e bambini. Età nostra, poca gente abbiamo incontrato effettivamente. Il periodo mi sa che non è proprio dei migliori. Ditemi se non è un'invenzione geniale questo coso che tira sulle bocce. Così non ti devi piegare per raccoglierle.
Basta, quest'estate per giocare in spiaggia voglio solo il cosettino per alzare le bocce. Cosa avete fatto lunedì mattina prima di prendere l'aereo? Siamo stati a guardare i vecchietti che giocavano a bocce. Macchinina, sì, è l'uscita. Macchinina lasciata e ora io con la mia fantastica valigia verde abbinata al pavimento andiamo a cercare un posto dove mangiare, dove posso mangiare anche io senza glutine, in aeroporto. Armrests down, window blinds open and seatbelt fastened. Further information regarding your safety on board can be found in the in-flight magazine. Ed eccoci tornati a casa, avrete intuito dalla porta del mio bagno che siamo tornati a casa. In realtà mi ero dimenticata di registrare la conclusione del video, quindi siamo tornati 2 giorni fa e sono andata a montare il vlog e mi sono accorta che non avevo registrato una conclusione. Niente di nuovo, insomma. Comunque, volevo darvi giusto 2 info, magari giusto dirvi 2 cose, perché nel video non ho spiegato granché, non vi ho detto granché. Tenerife a gennaio. Sì, secondo me sì, ci sta, perché comunque noi siamo andati tranquillamente in spiaggia anche a prendere il sole, si sta di giorno in costume tranquillamente, in pantaloncini, maglietta, la sera fa magari un pochettino più freschino, quindi basta una felpina, insomma non ci vogliono cose pesantissime, tranne se si decide di andare sul Teide. Purtroppo, come avete visto, noi non siamo riusciti perché c'era troppo vento, però siamo arrivati ai 2000 metri e effettivamente già lì faceva veramente veramente freddo. Fate conto che avevamo le giacche comunque pesanti che utilizziamo a Milano, quindi se andate sul Teide anche in estate portatevi qualcosa di un pochettino più pesante. Noi abbiamo visto la parte a nord, come vi dicevo, che però voi non avete visto nel vlog, vi lascio magari qua qualche foto, qualche scatto, qualche video. Abbiamo visto Santa Cruz, che è la capitale dell'isola, poi abbiamo visto San Cristobal della Laguna, che è molto carino perché ha delle casettine tutte colorate, molto molto carino. E poi come spiaggia abbiamo visto Playa de las Teresitas. Ce n'era anche un'altra un pochettino più a nord che volevo vedere, ma non facevamo in tempo con i tempi, perché o proprio vedevamo le spiagge, arrivavamo, guardavamo, facevamo 2 foto e ripartivamo, ma abbiamo deciso di passare la mattinata in spiaggia. Al nord effettivamente fa leggermente più freschino rispetto a dove eravamo noi giù al sud, perché anche quando eravamo in spiaggia la mattina, finché non è uscito il sole, faceva freschino. Poi io sono molto freddolosa, però poi è uscito il sole, si stava da Dio, si stava veramente molto 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 bene. E niente, se avete domande o qualsiasi questione me lo scrivete sotto nei commenti, che io rispondo sempre a tutti. E niente, ricominciamo l'anno con questo vlog, poi arriveranno settimana prossima anche il nuovo haul di Shein e l'haul delle cose che ho preso con i saldi, anche se non sono tantissime, ma vi posto comunque l'haul visto che non vi ho fatto quello del Black Friday. E nada, direi che vi saluto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!